Cittadella del Tronto non si arrende, riparte a testa alta, pronta a rinascere. Sì, perché dopo i cataclismi dello scorso anno, tra frane e terremoti, il piccolo borgo teramano è rimasto ferito, con più di 150 cittadini costretti a lasciare le proprie abitazioni rese inagibili. Il territorio non si arrende, dice il sindaco di Civitella, Cristina Di Pietro, una forte affermazione che ha dato il titolo ad un incontro particolare tenutosi il 18 ottobre nella sala consigliare comunale e realizzato con il sostegno della Fondazione Tertas. Un incontro omaggiato dalla presenza di due illustri relatori, Paolo Mieli, giornalista e storico, e Luigi De Magistris, sindaco di Napoli. A moderare lo scambio dialettico, il noto giornalista abruzzese Primo Di Nicola, attuale direttore del quotidiano regionale Il Centro. Il territorio che non si arrende vuole ripercorrere le tappe fondamentali della storia del paese teramano, dal Risorgimento alla Rinascita, ricordando il legame tra Napoli e Civitella, quando quest'ultima è stata per secoli la sentinella dei confini settentrionali del Regno di Napoli e delle due Sicilie. Civitella è stata nel Risorgimento, come voi sapete, la capitale, il centro bandiera di una resistenza. Un'ora e mezza di dibattito attraversando il tempo e lo spazio senza accorgersi di essere parte integrante di un filo conduttore della storia, non solo di un piccolo comune abruzzese, ma di un intero paese che con fatica si è costruito per divenire una nazione con un'unica sovranità, quella del popolo, ma che ancora oggi, dice Mieli, non è unito. No, l'Italia è stata unita in modo molto, così, molto disordinato da delle elite convinte del fatto loro. Io che mi dichiaro erede di quelle elite, però dico che gran parte di quel lavoro è ancora da fare. Nel senso che... Una unione che per De Magistris passa attraverso il sentimento di appartenenza alla propria terra, ma anche e soprattutto attraverso l'attuazione della nostra Costituzione repubblicana e che per certi versi è rivoluzionaria. E mi ricordo che esiste la Costituzione. La Costituzione non la dobbiamo solo guardare, non la dobbiamo solo difendere. Anche un sindaco, anche un cittadino, qualunque persona è titolata facendo parte della Repubblica di provare ad applicarla. Abbiamo lottato il 4 dicembre dell'anno scorso per difenderla, ma non è possibile che dopo tanti decenni stiamo ancora alla difesa della Costituzione. La Costituzione va attuata e ha una grande potenza rivoluzionaria la Costituzione, perché se la attui devi dare sovranità al popolo, come dice l'articolo 1, lavoro a tutti, come dice l'articolo 1, uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge senza alcuna distinzione, come dice l'articolo 3, il diritto alla salute a tutti, come dice il 32, il diritto all'istruzione, il 33, la tutela del paesaggio e i beni comuni e la promozione della ricerca, come dice l'articolo 9, e vediamo invece come i nostri territori, dall'Abruzzo al Vesuvio, sono stati violentati quest'estate, per esempio, dagli incendi. Se partiamo dalla Costituzione in maniera seria avremo un'Italia più coesa, più unita, con meno disuguaglianze, dove si può vivere con maggiore dignità e anche molto meglio, perché i valori fondamentali della Costituzione sono solidarietà, fratellanza, uguaglianza, libertà, e questo fa paura anche al sistema politico tradizionale che noi a Napoli abbiamo sconfitto facendo la rivoluzione. Continua l'ex magistrato sui segreti della rinascita di una città, nel suo caso Napoli, dopo tanto buio. Democrazia, umanità, passione, coraggio, autonomia e libertà sono gli ingredienti giusti per poter ripartire senza scendere a compromessi e divenendo il sindaco non dei napoletani ma tra i napoletani. Il segreto è stato quello di ripartire da una città che era profondamente sofferente, moralmente, culturalmente, economicamente. Governando senza soldi abbiamo puntato tutto sulla partecipazione dei cittadini alla cura della città, grande coraggio, grande determinazione, militarizzare la città con la cultura, quindi abbiamo puntato tantissimo sulla cultura, sul paesaggio, sulla creatività, sulle ricchezze della nostra terra. E da quando era la città dei rifiuti e la città senza turisti, oggi siamo la prima città d'Italia per crescita turistico-culturale. Questo significa economia, significa lavoro, significa una città che è in grado di attrarre molti investimenti. Tutto ciò può dunque ottenersi con il coinvolgimento degli stessi cittadini, partendo da un processo di liberazione e di votazione elettorale che sembra ormai mancare. L'Italia è un paese incapace di darsi il cambio di governo con maggioranza, opposizione, il popolo vota, una volta vince la destra, una volta vince la sinistra.
questo perché c'è una tendenza a mettersi insieme al centro il Parlamento con trasformismo e il popolo, come lei ha detto prima, viene lasciato regolarmente all'opposizione. Anche quel popolo che ha votato, perché chi ha votato per destra o chi ha votato per la sinistra non gradisce poi il fatto che i propri deputati, anziché andare a governo o anche andare all'opposizione, facciano un pasticcio parlamentare. Questo è un dramma italiano. Per capirlo, io ho scritto questo libro, Il caso italiano, per capire da dove nasce, ma è questo secondo me il problema da risolvere. E a chi chiede cosa ne pensa della nuova legge elettorale, Paolo Mialli risponde. Elettorale a me non piace, adesso non entro nelle modalità, ma non mi piace perché sembra, non so se sia stato fatto apposta, una legge fatta per danneggiare il Movimento dei 5 Stelle a vantaggio della destra e della sinistra. Ora, al di là del fatto che io non sono un elettore dei 5 Stelle, non sono un loro sostenitore, però trovo che quando si fanno degli errori così clamorosi, poi questi errori innanzitutto vanno condannati dalle persone intellettualmente oneste e poi chi li fa li paga. E tornando sul piano locale, alla nostra domanda quanto incide il pareggio di bilancio sulle casse comunali, De Magistris replica. E questa è anche un'altra riflessione che condivido, è passata molto sotto silenzio la costituzionalizzazione dell'articolo 81, una riforma molto sbagliata perché ingabbia i sindaci, ma soprattutto non fa decollare i diritti, non riduce le distanze e riduce la democrazia a un grande moloch ragionieristico. Una cosa è l'onestà dei conti, una cosa è la trasparenza dei bilanci, altra cosa è soffocare i diritti di fronte a logiche finanziarie, monetarie e ragionieristiche. Quello è stato fatto con la costituzionalizzazione dell'articolo 81, ma bisogna ribellarsi perché, come diciamo noi a Napoli, ma come dice molto più autorevolmente la Corte Costituzionale, i principi fondamentali della Costituzione vengono prima anche dell'articolo 81 della Costituzione, quindi anche il pareggio di bilancio in Costituzione non può affievolire i principi fondamentali della nostra Repubblica. Non resta che fare un'ultima domanda: come amministrare con le risorse disponibili e con un intervento tempestivo? Entrambi i relatori sono d'accordo su un movimento di sindaci. Il giornalista Paolo Mialli risponde che è necessario separare la lotta politica nazionale dalla missione dei sindaci, magari passando dalla fase della resistenza a quella del contrattacco, creando un'unione tra sindaci. In parole povere, non giocare una partita nazionale sulla pelle degli amministratori locali.